Subiaco 2015, capitale del libro. Per il 550° anniversario del primo stampato in Italia, la cittadina nella Valle dell'Aniene sposa i tesori dei suoi monasteri alla riscoperta della tradizione artigianale della produzione della carta. E partiamo proprio da qui, dal Borgo dei Cartai, un museo dove si può rivivere e ripercorrere l'intero ciclo di lavorazione. Ecco una pila a maglie che tritura in acqua gli stracci. E poi un tino dove la poltiglia viene lavorata. Seguono pressatura, collatura e altre operazioni fino alla realizzazione del foglio. Nell'Ottocento la materia prima era quella degli stracci, di lino, di canapa e di cotone, che attraverso un processo diversificato di raffinazione, di riduzione in poltiglia, veniva trasformato e composto nel foglio di carta. Quindi pressato, poi collato, poi battuto. Addirittura c'era una figura che era chiamata la lisciarella, che serviva solo a lisciare il foglio con del mazzolo in pietra, insomma. Valorizzazione quindi della concretezza, di manualità e artigianato, splendidamente in controtendenza in un mondo che viaggia sempre più verso la smaterializzazione e il digitale. Non è vero che la tecnologia così come è funziona. La tecnologia è una cosa applicata, la tecnologia in sé non è nulla. Quindi noi cercheremo in questa operazione artigianale manuale di associare la tecnologia. Quindi c'è un esperimento anche con una cartiera amica di Fabriano, di Sandro Tiberi, di fare delle sperimentazioni con tecnologia sulla carta però. Un progetto di questo genere, quale ricaduta può avere sul territorio come quello di Subiaco? Allora, intanto nessuna rondine fa primavera da sola, nel senso che questo è il tentativo di far ripartire un circuito positivo, un volano per tutte cose che già stanno nascendo, per cui noi abbiamo prenotazioni già fino a gennaio prossimo. Faremo attivare una serie di laboratori, workshop, per cui un flusso turistico che qui non aveva capacità di attrazione né di fascinazione, insomma. Per cui questo è innestato alle strutture sportive d'eccellenza, al valore culturale dei monasteri e della storia benedettina, insomma, potrebbe fare la differenza. Laboratori, workshop, una presenza significativa al Salone di Torino e all'Expo di Milano, perfino un premio letterario. Una serie di appuntamenti, quindi, per tutto il 2015. È un anno, questo, il 550°, della stampa del primo libro in Italia. Quindi oggi è l'evento di presentazione, ma ci saranno due punte, io direi. La prima rappresentata dalla partecipazione all'Expo come uno degli eventi principali del Ministero dei Beni Culturali. Fra l'altro avremo anche il piacere e l'onore di avere la presentazione da parte del professor Umberto Eco il 28 giugno. E poi l'altro momento culturalmente qualificante è quello dei giorni 2-3 ottobre, quando ci sarà un convegno sulla prima editoria sulla scienza, nel quale credo anche tante cose nuove verranno a galla, ecco. E soprattutto un fiore all'occhiello, l'incunabolo del De Oratore di Cicerone, uno dei primissimi ad essere stampato, nonché testo di riferimento per gran parte dell'Occidente medievale e umanistico. Ma non è il solo gioiello di Subiaco. Tutti e quattro i primi incunaboli hanno una loro specificità. Il primo, la grammatica del Donato, ha la specificità di essere sparito. Essendo dedicato all'utilizzo proprio didattico, è stato evidentemente consumato e al momento non abbiamo nozione se ne esista ancora qualche copia o meno. Il Lattanzio è il primo incunabolo stampato il 28 ottobre del 1465. Il De Oratore del 1460, il De Civitate Dei di Sant'Agostino del 1467 ha la peculiarità che il testo incunabolo si sposa perfettamente col manoscritto conservato nella nostra biblioteca. E il De Oratore ha la peculiarità di essere una grande opera della classicità, rilanciata nel contesto della cultura umanistica del XV secolo, e poi di essere effettivamente anteriore al Lattanzio, non datato, ma sicuramente tra quelli che rimangono il primo incunabolo sublacense.